lo chef Bafood. Ora che ricordo bene, quello chef è diventato pazzo perché ha perso la stella e voleva fare una frittata di 4.000 uova. Sì, ora che ricordo, è morto annegato nell'albume dell'uovo. Andiamo a controllare, forza! Ragazzi, perché non ci dividiamo? Miriam, tu vai di là, noi due andremo da quella parte. Ma non è una buona idea dividerci. Infatti, non abbiamo neanche le attrezzature. Vabbè, daremo solo un'occhiata. Ruben, la senti questa puzza di uovo? Sì, la sento. Ruben, guarda, è lo chef. Oh mio Dio, sembra che sta facendo una frittata. Scusi, signor chef. Alessio, forse è meglio che ce la squagliamo. No, aspetta. Scusi, signor chef. Perché lei sta qui? Ce l'avete voi la mia stella? La stella? Ma quale stella? No, non ce l'abbiamo. Allora marinette! Che è successo? Ci hanno smerdato addosso. Mi sento tutto putrido. Puzzate di uovo marcio. Riuscite ad alzarvi? Sì. E quella che roba è? Ma prima non c'era, prima c'era lo chef. E ora c'è questo aborto di tubero. Ragazzi, forse è meglio andar via e prendere le attrezzature. Ok. Andiamo, ragazzi! Ragazzi, accendo il PKE. Accendiamoci gli zaini. Ragazzi, guardate! È ancora lì dove l'abbiamo rimasto! Mi leva un campo elettromagnetico altissimo! Ok, arrostiamolo! Ragazzi, non è successo niente. I nostri raggi non hanno fatto niente. Vado a prendere un campione. Ecco il campione, l'ho preso. Andiamo subito in laboratorio, avanti. D'accordo. Andiamo. Eccoci qua, Ruben. Come procede il lavoro? Allora, ragazzi, stavo giusto per analizzare il campione. Alessio, non vorrei mica che saltiamo in aria. Oh, scusami, mi hanno scordato di quando erano pericolose. Ok, iniziamo. Prima di aprire il contenitore del campione, indossate tutti gli occhiali, perché è molto instabile. Ecco fatto. Alessio, ora passami lo strumento per l'estrazione. Eccolo qua.
Ora passami l'analizzatore. E ora dobbiamo aspettare 10 secondi. Se dopo 10 secondi l'analizzatore diventa azzurro, siamo spacciati. Perché? Perché è un ectoplasma di quinta classe. Oh no! Ragazzi, ora abbiamo un problema, un grosso problema. Non possiamo catturare il fantasma nello stato in cui si trova. E come si fa allora? C'è solo un modo. Bisogna chiamare Luciano. Sì. Ragazzi, ho fatto il primo possibile. Che cosa è successo? Abbiamo analizzato il campione che abbiamo prelevato nella grotta di sale e abbiamo scoperto che è un ectoplasma di quinta classe. Ah, ok. E non possiamo catturarlo nello stato attuale. Capito. Ci sarebbe un modo, però potrebbe distruggere tutto Mondello, addirittura tutto il mondo. Ma dobbiamo rischiare. Mi sa di sì. Ok, Luciano, qual è il tuo piano? Allora, io dovrò intervenire su uno dei vostri geni protonici e dovrei cambiare il vostro flusso, rendendolo in un flusso più potente che distrugge il campo elettromagnetico dell'aborto di tubero e così il fantasma uscirà fuori e lo potrete catturare. Ok, facciamolo! Ragazzi, ho modificato i vostri zaini protonici. Questo qui è quello con il flusso modificato e lo userà Ruben. Ma attenzione, non incrociate mai i flussi. Perché? Perché sarebbe male. Che intendi per male? Faccio sempre confusione tra il bene e il male. Immagina che la vita come tu la conosci si fermi istantaneamente e ogni molecola del tuo corpo esploda alla velocità della luce. Inversione protonica totale. D'accordo. Grazie, Luciano. Ragazzi, ci siamo. Che Dio ce la mandi buona. Ruben, colpisci la porta di tubero col flusso potenziato. Ok. Immagina che la vita come tu oggi la conosci si fermi istantaneamente e... Dai! Alessio, ora passami l'analizzatore. Perché è molto instabile. Ecco fatto. Ok. Ruben, lancia la trappola!
Stop.